I primi caldi delle settimane passate hanno preso in contropiede gli operatori balneari che stavano ultimando le operazioni di ripristino delle strutture in funzione dell'apertura ufficiale della stagione estiva 2018. In tutta la provincia ed in altri litorali, per il ripascimento dell'arenile si sono visti convivere i bagnanti in costume, prendere le prime tintarelle con a pochi passi le ruspe che lavoravano per spianare la spiaggia, oppure i bagnini intenti a posizionare la paleria per gli ombrelloni. Una situazione ibrida dove chi più o chi meno però era quasi pronto. Infatti ora basta fare un passaggio lungo i lidi per accorgersi che al 90% ci siamo. Ci sono tutti, anche in Sassonia, tutti tranne uno, i bagni Maurizio. Sì, perché per via del mancato completamento della tanto annunciata scogliere, anche in questa parte di litorale fanese, ovvero dall'anfiteatro Rastatt sino al Dipartimento di Biologia Marina, il mare gli ha mangiato fino ad oggi quasi 20 metri di spiaggia e tre file di ombrelloni. Diversi motivi di questa situazione così penalizzante per la titolare che vede a destra e a sinistra della sua concessione invece i colleghi già avere diverse file di ombrelloni piantati a terra, pronte per i clienti. Lei purtroppo li ha ancora accatastati nel deposito, una situazione demoralizzante che peggiora di anno in anno, ma mentre le concessioni più a sud hanno anche guadagnato metri, lei ne perde sempre di più per il gioco delle correnti che hanno scavato una vera e propria baia davanti ai bagni Maurizio. Una situazione questa però, ci dice la titolare, ampiamente prevedibile da parte di chi doveva provvedere al ripascimento delle spiagge, visti anche i ripetuti e continui allarmi lanciati durante l'inverno, sia da lei che da tutti i concessionari di questo tratto di costa. Purtroppo sì, fino adesso abbiamo aspettato che ci portassero la ghiaia, perché comunque quest'anno la situazione sembra peggiore di quella dell'anno scorso, in quanto la profondità è ancora minore, nonostante lo scalone che c'era l'anno scorso quest'anno non si è presentato così grave, però ci siamo accorti che abbiamo ancora meno metri rispetto all'anno scorso, quindi aspettavamo di vedere quello che si riusciva a fare insieme col comune per poter appunto posizionare poi un po' meglio gli ombrelloni, vedere, studiare un po' il tutto. Io mi auguro che il comune, insomma, dopo la fine di questa stagione, anche se in realtà era meglio farla prima, perché comunque avrebbero evitato il problema già a una persona e comunque si sarebbero attivati per il prossimo anno e per le altre che rimangono. Comunque sia, speriamo, insomma, ecco, che entro il prossimo anno non si devono più avere questi problemi per nessuno, perché non è giusto. Noi in fin di conti chiediamo solo di lavorare.